Vediamo che ha reso i 30 anni, quello un po' figo, c'ha la macchina sportiva, 20 giugno, luglio è a Milano, un caldo, un afro, uno smog, un lavoro anche di merda, però fa l'happy hour, alle 6 happy hour, che di happy non ha nulla, non trova parcheggio, mette la macchina in quinta fila, accesa con i tagging stali perché fanno così, e piglia le multe dalle altre macchine. Poi lo vedi col bicchiere fuori dal locale che parla, ride, scherza. Non conosce mica nessuno, solo come una merda. Si spritta di spruzz, si spruzza di spritz. Però c'ha l'illusione della Liguria di domenica, scappa dalla metropoli e va a Santa Margherita. Va in un paese al mare, basta che sia mare. Allora si compra un Suzuki 1150, la bestia così, tuta 4.000 euro. Casco variopinto interfono. Allora, Suzuki al minimo fa così. Sembra 5-6 persone stanno parlando. Non litigano, borbottano. Il casello, tutto vestito, tutto bardato, ha costretto la fidanzata che della moto ne frega un cazzo a vestirsi come lui. Idea. Versione nano, uguale a lui. Il casello da Milano a Ligure sono almeno 80 km rettilineo e lì si spaventa anche da solo. Ah, sono io, scusa, è nuova. Piglia il bigliettino, 4.000 euro, un taschino, non c'è. Scende dalla moto, casca la fidanzata. Il motore si accelera un po', fa così, sembra che abbia freddo, in realtà si scalda, non mai capito. Mette la frizione prima, 5 secondi, 2,60. La fidanzata che si era distratta un attimo, si fa 54 km così. Della morte che gli riga il casco, terrorizzata, colpo di reni, riesce a prendere, affonda le unghie dentro la tuta, 10 buchi, 4.000 euro, e entra, pesa nella carne, cerca l'appiglio, arriva fino ai polmoni, senza il fidanzato respirare così, lui a 2,60 non vede un cazzo, vede le sue mani, il cervello è qui, pensa perché ha pochissimo ossigeno, parole sconnesse, ciao tombina, marmellata, culo. Ogni quarto d'ora o ogni mezz'ora? Ditemi la verità. Mezz'ora? Dove erano rimasti? Uno. Che ci sia un rappresentante di zona? Oh, Tobino mi ha mandato con uno in Ginevra. Vede un puntino all'orizzonte, la prima galleria, la prima curva della Liguria. Si identifica in Valentino Rossi, nessuno gli dice che non è, scala due marce e piega la moto. La fidanzata dietro, vede il fidanzato, anda via così. Dov'è? Perde anche il casco, con l'orecchino sta facendo le scintille sull'asfalto. E lei fa, seguo quell'imbecille o vado di là, seguendo la vita, e va di là. Ora, per un motociclista piegato a 180, così, avere un corpo che ti va dall'altra parte, non è che ti incassi di più. E allora le urla con l'interfono, piegati troia! Ma dal rimbombo lei percepisce, piegati gioia! E tutto il resto del viaggio, uno di qui e uno di là. Uno di qui.
Vediamo un milanese un pochino più là nell'età. C'ha una moglie, c'ha 4 figli, c'ha un cane labrador nero, carrello, gommone, sub.